Sì, sull'osservazione che si sente anche senza microfono, no? Non è già microfono? Ok, ecco. Allora, sull'ultima osservazione che ha fatto Vitto, io non sono così convinto per quanto riguardava la segnalazione degli operatori, anche per la forma giuridica che hanno. Loro sono società di capitali e molti degli altri operatori sono invece persone giuridiche. Per quanto riguarda il discorso di queste normative, io ho sentito anche un pezzettino del professore quando durato, dove in modo fine presentava anche le criticità contenute in queste normative, perlomeno se non delle criticità, dei mancamenti, ma mi sembra che sia un po', io lo pensavo anche a Roma quando ho passato il centro del settaggio, un po' la caratteristica di questi tempi, quando ci troviamo di fronte a non dare delle regole, oppure si dà delle regole e non si dà l'attuazione delle regole, o delle volte, vediamo il caso IVAS, che in modo si comparenti, se non sono cose del genere, si fa una lettera al mercato e questa lettera al mercato c'è chi le interpreta. Questo è molto pericoloso per il mercato, scusate, forse ho una domanda, è molto pericoloso. Può trasformarsi il fatto di essere rispettosi o no, e in che modo rispettosi della normativa, una valenza competitiva. Io dico, lavoro con lui perché so che è il mio mandante, è un pochino più borderline dell'atteggiamento e faccio più business. Ecco, questo secondo me è un punto di vista invece che non condivido. In un mercato come quello dell'intermediazione finanziaria, che se pensiamo, lo dicevo prima a Flavio scherzando, quando ho creato, sono più vecchio di questo mercato, nel senso che prima che lo fondassi, solo esisteva in Italia, ma ancora creare questi tempi come Banca d'Italia, lo stesso vale per le carte di credito, creando Banca America. Però c'è stata veramente una grossa evoluzione da quello che era l'agente di commercio, con l'agente di attività finanziaria, il fatto che le banche non potessero dare un mandato, e da tutte le banche che volevano usare agenti dovettero utilizzare e costituire delle 106, a quello che è la situazione di oggi, che io vedo in questo momento delle basi estremamente positive per l'attività di un agente. Cioè, se andiamo a vedere oggi il mercato bancario, cioè tutto questo discorso di fusioni, insomma anche voi qua in Milano coinvolti in questo momento, di fusioni, di eccedenze di personale, di carte in costa e soprattutto di riduzione delle filiali. Io leggo dovunque che ognuna delle grosse banche, l'italiano prima l'ha citato il professore, mi permetto anch'io, perché questo è il numero più grosso d'Italia, e tutto questo potrebbe essere un assist, secondo me, per la gente dell'attività finanziaria. Cioè, oggi come oggi la gente dell'attività finanziaria ha raggiunto una legittimità o legittimazione dal discorso OAM e tutto il resto. Da 180.000 tra mediatori e agenti ce ne sono 9.000 più o meno, quindi già c'è stato un certo represso. Ha dei vantaggi eccezionali, il primo che sono costi variabili, il secondo che normalmente io, per esempio, che ho creato per la rete agenziale, oggi l'80% del mio business lo faccio ancora con agenti. È vero, consolidato, io ho tre che lavoro con me da 39 anni, quindi sono alla terza generazione, è normale che ci sia questa così complicità positiva nel fare business. Però c'è il discorso che riesco sempre a mettere delle persone autoctone, e soprattutto nelle città piccole, uno che è nato lì sa molto di più di uno che non è nato lì, soprattutto a salvaguardia del credito. Quindi non c'è soltanto discorsi Basilea non Basilea, ma c'è anche questa cosa qua che funziona da Dio ancora oggi. Allora, in questo tipo di ottica, dal mio punto di vista, vedo che la gente in questo momento, dopo tanto purgatorio, mi ricordo la prima riunione che feci per la gente a metà degli anni 70, dove gli agenti venivano considerati agenti atmosferici, e dove quando feci la prima riunione misi insieme il personale della banca, assieme al fatto di un numero già abbastanza interessante di questi operatori, fu quasi uno scandalo, ebbi richiami persino dalla somma direzione, che probabilmente non aveva capito che con le sante alleanze si guadagna molto di più che a fare le cose da soli. Qual era il problema in quel momento, forse ancora, della gente? Che la gente è come l'oriundo del calcio: se una società prende i giocatori buoni o piglia gli agenti buoni e fa vincere tutto quello che può vincere, se piglia quelli meno buoni non serve altro a far aumentare gli stipendi di quelli meno buoni. Quindi tutto sommato questa è la selezione, come tutte le cose della vita, la selezione che fa sì che possa, ma io ho reti, come ripeto, da tanti anni,
Ora quattro femmine gestiamo anche quella dei mediatori, però sugli agenti, dove abbiamo molta più esperienza, posso dire che oggi, e lo dico senza ombrello, che la qualità della rete agenziale in una società che ha lo 0,91 di arretrati, quindi credo che non sia mai esistito un riscontro uguale in Italia, da parte della rete agenziale è veramente forte. Molta gente che sto per pagare una pratica, che dice guarda no, sono andato al portiere a fare i capelli, se io parlavo di quello non pagarla. Ecco, spesso questo qui, non calcolando che vivono di provvigioni, quindi una volta che si rifiuta la pratica, non la si paga, si toglie un quid, sotto l'aspetto economico del nostro alleato, ritengo che sia un bel passo avanti. Dicevo il momento buono perché se mettiamo insieme il discorso dei costi variabili, se mettiamo insieme il discorso di quelli che sono la flessibilità di orario, a me un'agenzia si è aperta tutto il sabato, delle filiali dirette con personale non riesco a farlo. Se ci mettiamo il discorso della parte autoctone, quindi della conoscenza dell'odore di un mercato, la gente forte facendo così capisce se si tratta di un profumo o di un puzzo, quell'odore lo sa classificare. Allora, mettiamo insieme tutto questo, tutte le professionalità, io non arriverei adesso, forse sto andando avanti con della fantasia imprenditoriale, non arriverei a escludere che entro un paio d'anni ci siano anche delle persone che nell'ambito delle loro responsabilità nelle banche possono decidere di fare gli agenti dell'attività finanziaria. Senza andare lontano, i promotori nacquero così, la maggior parte da ex direttori di agenzie bancarie, no? Con fortuna al Talerano, almeno al Talerano, più che altro periodi sì, periodi no, però tutto sommato la sfida imprenditoriale fu colta da molte di queste persone. Io credo che non escludo, tant'è vero che in questo momento, sapete, il mercato italiano è un mercato strano. Allora, quando nacque il parabancario, io non è che sono bravo a dire, solo che sono più vecchio, quindi l'ho vissuto queste cose qui, quando nacque il concetto così del parabancario in generale, sembrava che tutto fosse nato in America, ed è vero, cioè quando qui fu creato questo tempo il Banca America erano 20 anni che questi due prodotti erano di successo in America, mentre qui da noi in Italia non esisteva niente, e lì fu la mia fortuna perché chiesero un giovane delle speranze, ero appena uscito dalla laurea in legge, volevo fare magistratura, già balbettava allora la magistratura, sempre stata un qualcosa non molto trasparente, visto che si fa trasparenza. Allora, poi è quel periodo un po' particolare che ho un ragazzo a 23 anni, no? Che tutti i giorni deve chiedere di decidere dal papà, a parte che non fosse così, però non lo ricordate, non ci stava nel portafoglio. Allora, per dignità, feci tutte le domande, mi rispose la Banca dell'Italia, arrivò un certo dottor Scarpetta dagli Stati Uniti, si date un giovane Belle Speranze, fu scelto e così nacque in Italia anche dal consulto del resto. Però se andiamo a vedere tutta quella che è la storia, la genesi di questi prodotti parabancari, vediamo che l'America ha fatto, tant'è vero che all'inizio, soprattutto nel finalizzato, i grandi concorrenti che avevo erano tutti concorrenti di Cecco Sassari, c'era la Citifin che scoperteggiava, c'era GE, c'era Barber, c'era Chase, c'erano tutti questi. Gli americani sono bravi perché quando poi smettono, spariscono. Cioè, non è che dicono cave, no, non vendono nemmeno. Gira è stata venduta, certo è stata venduta, il City Film è stata messa all'asta senza acquirenti, hanno questo tipo di caratteristica, a differenza dei francesi che non rinunceranno mai al credito, al consumo, per loro è come per noi italiani il primo, pure dimagrante, tutto quello che volete, ma l'italiano il primo non rinuncia mai. Allora oggi ci troviamo di fronte ad un sistema bancario, se non vi annoio, io sono andato, cioè, di solito, un pochino particolare, cioè nel senso perché poi insomma le banche stanno per fallire, uno dovrebbe chiedere dove era la Banca d'Italia quando è successo Etruria, perché si chiama organo di vigilanza, nel tempo si chiamava così, ci sono situazioni un po' particolari. Noi abbiamo una storia in Italia che secondo me è una storia meravigliosa di competenza nel sistema bancario. Io credo che la vecchia Comitet italiano siano state maestre di tecnica bancaria, di competenze bancarie in tutto il mondo. Io quello che sono arrivato, ho imparato sulle fotografie della Comit, quelle blu, dove veramente banalizzando le cose, rendendole semplici, si poteva imparare il mondo bancario. Poi è successo che alla consulenza è stato cambiato un driver, cioè le banche più che con la competenza hanno cercato nella consulenza, magari in questo momento mi sto tirando frecce da parte di tante persone, e allora è nata la generazione
della consulenza che ha fatto un pochino, ho fatto perdere le tracce, quella della competenza, in modo più fine che riesco a dirlo. Allora, questo è un pochino quello che è successo. Probabilmente il mix tra le due cose avrebbe fatto sì che la parte di consulenza vedesse prospetticamente di più di quello. Io mi ricordo Slide che ho presentato qui il dottore, l'ultimo slide, alla fine c'era la famosa frase del bancario, ma si è sempre fatto così, perché alla fine questo è il film, no, del bancario. Quindi la parte di consulenza è importante, però anche la competenza, quel famoso odore non lo sentiva soltanto la gente, non lo sentiva anche il settorista. Quando c'erano i settoristi delle banche, prima di Basilea e di tutto il resto, a un certo punto, cioè, poi è logico che quando c'è Basilea, quando c'è lo scoring, c'è un alleato a giustificare anche magari un fido non accordato bene. Questo è tutto un altro film. Però, dicevo, per quanto riguarda gli agenti, vedo dei momenti positivi nel prossimo futuro. Non lo dico perché si sono creati una maggiore professionalità, sono riusciti, perché per male che tutti questi corsi che sono stati fatti, OAM, IVA, se compri, c'è la parte negativa in forma di applicazione magari normativa, ma c'è sicuramente un apporto di competenza e di responsabilità nel fare le cose, per cui la vedo abbastanza bene. Tutto questo in uno scenario mobile e dinamico come quello bancario italiano, così come la borsa, quando avevo io la vostra età, la borsa faceva più 1 meno 1, la fa più 10 meno 10, cioè, cosa è cambiato in quelle 3 ore, no? Ecco, questo è un pochino il film. Da amministratore di ProFamily, anche un po' sui generis, di fatto tu la rete la conosci molto bene, non sei slegato, no, a parte i rapporti trentennali, però insomma anche la segui molto da vicino. Noti realmente un'evoluzione della specie, della gente, o è solo un adeguarsi normativo? Allora, noto questa cosa che ha un perché, cioè non è che la gente si evolve perché è arrivato Babbo Natale. Allora, ci sono stati tanti fenomeni che hanno fatto sì che ci fosse questa evoluzione. Ve ne cito uno. Allora, quando per esempio noi abbiamo creato ProFamily 7 anni fa per raccogliere una sfida, perché Fornero permettendo, prima di andare in pensione, lo portare l'italiano in cima alla classifica di Assoli, perché avevo creato questo mestiere, però prima mi ho preso tempo per 11 anni, che era tedesco, poi c'è stata Semifin, poi c'è stato anche Zaffi Domestic, noi italiani non siamo mai stati prima. E allora ho accettato un pochino questa sfida. Però questa evoluzione che di cui ho parlato prima, di cui adesso Flavio mi sta chiedendo la conferma, cioè, e anche perché io scelsi allora di fare una strada particolare per la rete agenziale. Devo fare una rete agenziale forte, perché quando si apre una filiale con l'agente ci si mette mentalmente un mese e mezzo. Se lo si fa con la banca direttamente, si apre una filiale, ce ne vogliono 6, quindi il tempo, io adesso ne ho aperte 7 il mese scorso tramite agenti, una sola tramite filiale, proprio perché i tempi sono diversi, loro sono già attrezzati, c'è da cambiare un'insegna, la motoristica e tutti quelli che sono i cambiamenti di carattere normativo. Ma facciamo una cosa che nessuno ha mai fatto con gli agenti, che fu il fatto di dire proviamo a prendere 3 etnie di agenti. Allora, la prima erano agenti miei di prestitempo, da sempre, ne hanno seguito, non mi hanno chiesto neanche dove, e quella che è la fidelizzazione. Quella cosa che incoraggia un uomo a continuare, perché siete credibile. Io ho sempre detto che l'uomo che più stimato in vita mia era Davy Crockett, perché 1000 trapper ogni giorno rischiavano la vita in cambio di un cappello con una coda di castoro. Quindi questo uomo aveva due insomma, avete capito che cosa, piuttosto dotati. E andò bene, ma era scontato. Poi ne facemmo un altro esperimento che andò bene, che è andato bene anche questo, e devo dire una sorpresa positiva, che scegliemo alcune persone, sempre nell'ottica in coerenza con quello che dicevo, che lavoravano nelle grandi società di credito al consumo o nelle medie società di credito al consumo, che in un certo momento della loro vita, anche perché se vi ricordate c'è stato un periodo in cui Ducato, Delta, Linea, ce ne sono state una moria, diciamo, molto svalore, Consum, eccetera. Quindi, allora, prendo persone che avessero avuto questa grossa esperienza di mercato, avessero un concetto dove anche la parte bancaria potesse essere di aiuto e potessero esplicarlo in una funzione imprenditoriale. L'esperimento è andato benissimo,
ho dei casi di agenti che erano cambiati di società oppure di entrate commerciali che sono andate molto bene. La terza invece un pochino meno, quella che è andata meno bene, è stata la scelta di agenti della concorrenza, dove secondo me c'è da fare anche qui una storia del passato, della cultura, perché sono aziende che hanno sempre avuto la cultura degli agenti, come possiamo essere noi, o era Feditalia, come c'era Vito Torelli, e ce ne sono altri come Compass che non hanno mai avuto un agente, quindi proprio cambiava il discorso. Però di quelli che pigliamo, probabilmente perché venivano da situazioni sfortunate della precedente mandante, probabilmente perché avevano un concetto che la provvigione era adesso in macchina di tutto, è stato forse l'esperimento meno valido. Però prendendo spunto da quell'evoluzione che hanno avuto gli altri due, io confermo Flavio che secondo me c'è stata una veramente, e anche prospetticamente guardandolo, cioè non credo che oggi, come mi successe nelle prime riunioni, verrebbe il direttore, verrebbe il dottor Castaglio a dire ah, sono gli agenti, l'azzicherecchi, untori, mercenari, no, questo non credo che succederebbe più, anzi io vengo stimolato ad aprire filiali con agenti. Naturalmente poi è come ripeto nel calcio, se si piglia quello serio va benissimo, se si piglia quello meno bravo, insomma i risultati tardano a venire, però io vedo un futuro positivo. Per quanto riguarda la mediazione, io continuo a vedere quella differenza che c'è fra, cioè nel momento che io parlo con agente, parlo con agente, nel momento che parlo per la mediazione parlo con una società di mediazione che a sua volta ha al proprio interno un numero piuttosto valido di mediatori, anche se dal mio punto di vista, ma sono abbastanza neofita, nel senso che non ho l'esperienza con gli agenti, c'è molto scambio spesso fra una società e l'altra, c'è un pochino più di migrazione di questi mediatori rispetto agli agenti, questo è il mio, poi non so se è vero o no, è il mio così solito naso che funziona. Grazie.